Nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la giornata dell'acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, a Napoli si inaugura EnergyMed, il salone delle fonti rinnovabili e risparmio energetico. La kermesse, arrivata alla sua quinta edizione, è organizzata dall'ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, è promossa da Comune e Provincia di Napoli, Provincia di Benevento e realizzata con il sostegno di ARIN, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno, Enel, Mostra d'Oltremare, Napoletana Gas e Tirreno Power. La mostra si concluderà il 24 marzo dopo 3 giorni di lavori ed esposizioni, convegni e workshop, ai quali parteciperanno imprese, istituzioni, istituti di ricerca, università ed esperti del settore. Saranno presenti oltre 200 espositori che presenteranno le nuove tecnologie per la produzione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili in uno spazio di 10.000 metri quadrati tra coperti e scoperti nei padiglioni 4, 5 e 6 del quartiere fieristico napoletano con ingresso da Viale Kennedy. Questa mattina il sindaco Luigi De Magistris, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, ha fatto un giro tra gli stand. Noi sosteniamo questo approccio al mondo dell'energia e dell'ambiente perché è quello anche proprio della nostra amministrazione, la tutela dei beni ambientali, le energie alternative, le energie rinnovabili, un sistema fondato sul rispetto dell'ambiente, e quello che è importante è che in questa direzione si può anche fare impresa e creare posti di lavoro. Questo è il messaggio importante che viene qui dalla mostra d'Oltremare.